il ciclo del Teatro del Sorriso, oggi proponiamo una deliziosa commedia di Jacques Deval, stasera a Samarcanda. Jacques Deval è stato l'autore di grandissimo successo anche di Tovarish, e in questa stasera a Samarcanda conferma la sua grande abilità, che lo ha fatto un indiscusso autore teatrale di successo, non fosse altro perché nella sua abilità dichiaratamente lui amava piacere, non è un difetto necessariamente piacere, talvolta è evidentemente un limite che si nota anche nel suo essere necessariamente accattivante, troppo moraleggiante alcune volte, però certamente in Tovarish e in Stasera Samarcanda costruisce due gioielli di teatro del sorriso, e mi fa piacere che si possa presentare oggi questo, oltretutto perché nelle riproposte televisive che andiamo facendo, queste hanno l'apporto di attori di estremo interesse nel nostro panorama teatrale o nel nostro ricordo, e qui abbiamo una coppia molto bella, Vivi Joy e Giorgio Albertazzi. Ecco, credo che già questo sarebbe una curiosità notevole per affrontare questa riproposta e vedere tra l'altro le tante sfaccettature delle interpretazioni di attori come Giorgio Albertazzi, con il quale ho lavorato molto bene in Memoria di Adriano, testo tanto lontano da questo Stasera Samarcanda, ma che dimostra come sia vasta, grandissima la duttilità di un attore per poter passare dal sorriso alla tragedia, dalla profondità alla superficialità, e anche forse il bello e il tragico dell'essere attore. In questo caso lo gustiamo in una bella interpretazione e con Vivi Joy in un capolavoro del Teatro del Sorriso. Niente, aspetta la diurna con i ragazzini. Che peccato che si parta domani. Oh, c'è una visita. Buonasera. Ciao. Sora? E con parecchia gente intorno. E Surab Kayan, dove l'hai messo? Tornerà presto. Ma se è per una consultazione... Se è per una consultazione? Primo, non ne dà.
secondo, per i curiosi c'è l'intervallo. Ah, io sono molto curioso. È il mio mestiere. Commissario di polizia. Ah. E allora? E allora? E allora, vediamo. Quanti anni hai? 18. Ah, minorenne. Tuo nome? Bussier. È proibito? No, io non ti chiedo il nome di teatro. Ah, l'altro. Annetta, Jauregui come mio padre. È molto tempo che non vedi tuo padre. 4 anni. È sottoterra a Clamart. E tua madre? È con lui. Dunque, Bussier. Dunque, Bussier. E da quanto tempo viaggi qui col fakir? 2 anni. Avevi 16 anni. E sei della stessa caravana di Sura Bakayam? E per forza, mio zio. Digli che mi aspetti, perché devo parlargli, ma di cose che non riguardano te. Hai capito? Non si ricorda la sua faccia. È una bella fotografia. Vabbè. Le tengo io. Con quale diritto? Noi le abbiamo pagate. Sta tranquilla. Non è per distribuirle. Che mi aspetti, eh? Sì, signore. Alice? Sì, poco prima della sua entrata. E allora? Non guastarti il sangue. Ha promesso di venire non appena avrà messo a dormire le sue tigri. Sai chi è appena uscito di qua? Tu lo sai che stasera hai lavorato come una rapa? Tu piuttosto eri nervoso. Io ti domando, attenzione, che cosa ho in bocca? È la domanda 537, no? E tu mi rispondi 637, che cosa ho tra i denti? Un ombrello! Ascolta un po', ti ho risposto 537, anzi 637, perché sono già 3 sere che tu ti rivolgi sempre a quel tipo là. Il signor Taburier? Ah, sai anche il suo nome ora. E per forza è inciso sul suo portasigarette. Se quell'uomo è tornato 3 volte, può darsi che sia per il tuo numero. Tanto vale trattarlo bene. Per il mio numero? Forse che non lo sai perché viene. Forse per me. Ma chi credi di essere tu? Viene per Nerice. Per le sue tigri. Se Nerice presentasse delle pulci, quell'uomo sarebbe qui ogni sera. Non ti crucciare, zio. Non è la prima volta che ti capita e non sarà l'ultima. E poi si riparte. Vedi forse che Nerice si interessa a lui. Si interessa di Angelo. Questo mi basta. Sai, il commissario di polizia è appena uscito di qua. Commissario, cosa vuol dire? Tornerà tra poco. Gli ha fatto delle domande. Delle domande idiote. Senti, non ti ha chiesto per caso se io ero mai stato in Inghilterra? No, perché cosa gliene può importare? Gli può importare invece, gli può importare che... Quando io ero a Londra, quasi in miseria, ho lasciato un mucchio di debiti dietro di me, ecco. Bene, preparami della cioccolata prima di andartene a letto, eh? Sì, zio. Ciao. Ciao. Vediamo un po' cos'è che non è andato oggi.
Ecco qua, la benda, appunto. La benda. Ecco, ma come... Ecco, ti rifilano certa roba di questi tempi che non... non... Ecco, serviti. Oh, ti direbbe uno stinco di pollo. Io invece voglio una bella bistecca alla tartara. E non vai stasera col tuo angelo a mangiare carne cruda? No, questa sera non voglio restare sola con lui. Perché? Perché ho l'impressione che mi domanderebbe una cosa e... Ah, non ti fa piacere? Non ti piace? Se lo considero da lontano, non più di un altro. Ma se lo vedo più da vicino, invece... Ah, ti piace più di quel tipo che... che è venuto qui stasera per la terza volta. Sai, si chiama Taburiese. Lo so, lo so. Ieri sera mi ha mandato un gran mazzo di rose con il suo biglietto da visita. Io mi domando che cosa trovino gli uomini in te. Tutti ai tuoi piedi. E tutto questo per una domatrice di tigri che ha l'aria di una domatrice di pulci. Mericia, senti. Ecco, stai bene a ascoltare. Questo è tutto quello che trovo da darti io. Ma cosa? Ma della carta straccia? Turco immondo. Raccoglila. Raccoglila subito, la getterai uscendo. Obbedisco, ma solo per vedere cos'altro hai escogitato. Aspetta un momento, aspetta. Ecco, non ti muovere. Braccio un po' più teso. Visnu, Visnu, fai un miracolo per il tuo servo Surab Kayam. Puoi guardare ora, guarda pure. Non ti prometto niente, sai, questo è un gioco che mi è riuscito soltanto una volta ogni 3000 anni. Surab, Dio benedica le tue spoglie mortali. Grazie, Visnu. Vedi, una volta in presenza di Maria Stuarda io ho fatto apparire l'astuccio, ma senza l'anello. Uno zaffiro, un vero zaffiro. Mericia, mettilo al dito. Fallo vedere ad Angelo e digli che questo è l'anello di fidanzamento che Surab ti ha appena messo al dito. Mi piacerebbe vedere che faccia. No, non posso dirglielo. Riprendi il tuo anello. Cosa vuoi che me ne faccia? E lo restituisci. Ma chi, a Visnu? Va bene, non facciamoci cattivo sangue, Mericia. Tienilo lo stesso. Vuol dire che lo chiameremo l'anello del rifiuto, se ti fa piacere. Caristo Surab, in greco vuol dire grazie. In francese vuol dire... vuoi baciarmi? Oh, c'è il commissario. Ah, vai, Nericia, vai. Sì. Trattieni Angelo finché non vengo io, vai, vai. Sì, ma fai presto perché sennò te lo restituisco. Ah, sarebbe un vero peccato perché è un gran bell'anello, molto bella. Ma poiché lei è attesa, non voglio trattenerla. È una bella ragazza, eh. Capisco, non siano soltanto le tigri a desiderare di divorarla. Non lo trovo affatto spiritoso. A cosa debbo l'onore? Si meraviglia che io abbia comprato un anello per 60.000 franchi. No, mi meraviglia che lei l'abbia pagato. Se non sbaglio, fakiro vuol dire povero in lingua indù. Infatti. Lei riconosce queste cartoline? Ma sono io questo, sì. Sì, sì. Le vendiamo al pubblico dopo lo spettacolo. Ma c'è un guadagno minimo. Già, ma scusi. Procurano un guadagno illegale, perché su ognuna c'è scritto, proprio di suo pugno, vedete. Consultazioni private all'albergo moderno da mezzogiorno alle 6. Era? So tutto. Lei dice la buona avventura a chi vuole, per 1000 franchi. Giochetto da nulla. Ce ne sono di peggiori, sa. Già. Vede, c'è il paragrafo 7 dell'articolo 479 del codice penale che sconsiglia i veggenti ad adoperare il loro mestiere senza il permesso delle autorità. Sai che cosa l'aspetta? 7 mesi di reclusione. Adesso io dovrei... Sarebbe una cattiveria. Sei buono. Guardi, qui c'è il padron Taglioni che garantisce per lei. Ha detto che sorveglierà lui, d'ora innanzi. Non lo farò più, gliel'assicuro. Glielo consiglio. Perché se la ripizzicano, io lo saprei. Bene, commissario. Cosa posso offrirle?
Un bicchierino di Cointreau, eh? Grazie. Appena un dito. Ecco. Questo è lo specchietto per le allodole. Ah, la chiappa minchioni. Perché? Lei non ci crede, commissario? No, io credo soltanto che se lei potesse vedere il futuro attraverso questa sfera, veramente, avrebbe da tempo un palazzo a Venezia, una villa a Deauville e uno yacht per andare dall'uno all'altra. Vede, commissario, questa è l'obiezione che si oppone ai nostri modesti talenti. Se noi riusciamo a vedere l'avvenire, perché non cominciamo col guardare il nostro? Come se fosse possibile a lei di arrestare se stesso o di mordersi il naso. Questa mia piccola sfera è una finestra sull'avvenire. Si provi un po' lei ad affacciarsi ad una finestra. Potrà vedere passare tutti quanti, tranne se stesso. E quando lei si affaccia alla sua finestra, con che cosa comincia a impressionare il cliente? Ah, con niente, semplicissimo. Io lo prego semplicemente di sedersi di fronte a me. Prego. Quindi gli dico di concentrarsi su questa piccola sfera di cristallo. Ecco. E mentre il cliente si concentra, lei pensa ai suoi piccoli affari, vero? Lei è in errore, commissario. Io faccio il vuoto nei miei pensieri. Un vuoto che viene riempito dal pensiero di colui che mi sta di fronte. Ci sono clienti che vedono il loro avvenire in questa sfera di cristallo come una gatta vede nella notte. Un vero film, parlante, a colori. C'è una sola osservazione da fare. Se il cliente, guarda qui con lei, dunque, vede che domenica si romperà una gamba andando a messa, cosa fa? Va egualmente alla messa per non distruggere la sua profezia? Oppure non ci va e allora manda all'aria tutte le sue chiacchiere? Non è una piccola cosa quella che mi domanda, signor commissario. Però ascolti, io so una storia che forse può darle una spiegazione. Sai che non mi piacciono molto le storie lunghe. No, no, la mia è breve, ma va molto lontano. C'era una volta a Baghdad un califfo e il suo visir. Un giorno il visir si presentò al califfo, pallido e tutto tremante. Perdona il mio spavento, luce dei credenti, ma qui davanti al palazzo una donna mi ha urtato fra la folla. Mi sono voltato. Quella donna aveva il volto pallidissimo, i capelli neri come la notte e portava attorno al collo una sciarpa rossa. Era la morte. Vedendomi ha fatto un gesto verso di me. Ma dico, scusi, sa, ma non è mica molto allegra la sua storiella. Io le presento la morte come una bella donna, è già qualcosa, no? Bene, a farla breve. Il visir gridò, perdonami signore, ma poiché la morte mi cerca qui a Baghdad, permettimi di fuggire lontano da qui, a Samarkand. Se partirò subito, io ci sarò prima di sera. Ciò detto, fuggì al galoppo del suo miglior cavallo verso Samarkand. Ben presto disparve in una nuvola di polvere. Poco dopo, anche il califfo uscì dal suo palazzo e anche egli incontrò la morte. Perché hai spaventato il mio servo, che è giovane e sano, le domandò. E la morte rispose, non ho voluto spaventarlo, ma vedendolo a Baghdad ho avuto un moto di sorpresa, perché io l'aspetto stasera a Samarkand. E la conclusione della sua storia? Quella di tutte le storie, commissario. Chi crede di sfuggire al proprio destino è soltanto legato con una corda più lunga. E alla fine della corda non c'è scelta? Sì, c'è la scelta. La scelta del visir. Noi tutti facciamo liberamente ciò che era fatale dovessimo fare. Boh, senta, io non me ne intendo di tutte queste storie, ma conosco un bel proverbio arabo che dice: se perdoni una volta sei generoso, se perdoni due volte sei un imbecille. A buon intenditor con quel che segue. Buonanotte.
Buonasera. Perché in quella tenuta? Non è al mattino che ti occupi dei tuoi gatti? Sì, ma il piccolo Caligola, sai, il figlio di Aida, mi dà pensiero. E cosa, è innamorato? Oh, a 2 mesi. E poi non parliamo di tristezze. Surab, io sono venuta a chiederti una cosa molto importante e urgente. Si tratta ancora di Angelo? Ci sono 2 cose che io voglio fare prima di andare da Angelo. Perché se gli dico sì, è per tutta la vita. E per questo allora io sono venuta qui, per guardarti bene e per essere ben certa che non ti rimpiangerò. Vieni qui, fatti guardare negli occhi. Ecco i miei occhi, tutti e 2. No, 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 è inutile, non va e non andrà mai, ecco. Evidentemente io non ho degli occhi da gorilla come Angelo, né degli occhi da gabbiano come Tavolino. Oh, se vuoi proprio saperlo, io ti trovo molto più interessante, molto più bello. Molto più desiderabile di tutti i taburi e di tutti gli angeli del mondo messi insieme. E allora? Mi fai paura. Io? Nerice, io che non ucciderei una mosca, nemmeno cloroformizzata. Sì. Che non ho mai picchiato una donna, nemmeno in sogno. Ma non è quel genere di paura lì, vedi? In te c'è qualche cosa che io non capisco. Nerice, per caso non vuoi parlare della sfera? Sì. E per questa buffonata qui? No! Nei tuoi occhi c'è qualche cosa di strano. Li terrò chiusi. No, anche chiusi non sarebbero mai degli occhi come gli occhi di tutti gli altri. No, guarda, ormai ne sono certa. E tu non devi più pensare a me come ci pensi. Bene, sei venuta per dirmi questo? No, t'ho detto che ero venuta per 2 cose, no? E la seconda è, dato che ormai tutto è finito fra di noi, è che io vorrei sapere se sarò almeno un pochino felice con Angelo. Siediti lì di fronte a me. Concentrati su questa sfera. Ah, e poi cosa succede? O del tuo compleanno, ma in silenzio. Surab. Sì? Surab. Io vedo. Di già, cosa vedi? Vedo Angelo e Shuké in una piccola stanza sotto i tetti. Va là, Angelo, non te la prendere. Sai, sono stato un'ora fa al molo per vedere se avevano caricati tutti i bagagli sulla Lambia. E c'era esposta la lista dei passeggeri. Oh, sai chi ci avete vicino di cabina? È impressionante. Un vescovo, un vero vescovo, il vescovo di Avranches. No, viaggiano in seconda i vescovi? A quanto pare. E dov'è Nerica? In città. Ad arraffare quante più cartucce da bersaglio le sarà possibile. E Guri? Nella camera accanto, sta ricucendo i bottoni della mia giubba. Ma io non so se ho fatto bene a imbarcare quella figliola con voi. Oh, senti un po', Marmotta. Senza Guri non saresti mai riuscito a scroccare il contratto a Ligre. Perché un giocoliere, sia pure un giocoliere della mia classe, che lavora in una gabbia di bestie feroci, può anche essere un numero sensazionale. Ma quando una coppia di giocolieri, un uomo e una donna, fanno il loro numero con 4 tigri fra di loro, mio caro, questa non è più roba da circo taglioni, questa roba da dollari. Non dico di no. E allora mi potresti anche ringraziare, no? Tu guadagni il 10% nell'affare. Chi ha pensato alla combinazione Guri? E poi bisogna dire che l'hai educata abbastanza bene. Un po' di maniera dolce non sta mai male. E il colpo che riceverà Nerica quando vi pizzicherà? Non sarà troppo presto. Vedi, Angelo, tu non sei cattivo. Hai il solo torto di credere che il buon Dio sia sempre dalla tua parte. Beh, io vado a fare un salto al buffet e poi torno subito. Oh, ma ti accompagna il piroscafo, vero? Oh, sì, certamente. Ecco le cartucce per il bersaglio. Ho scritto a mamma, sei povera, mammina, ma lo sapete che nemmeno all'ufficio postale parlano il greco? L'avevo immaginato. Ma dove vai, Shuké? Faccio una corsa fuori e torno subito. Hai qualche commissione da darmi? Hai dimenticato niente? Sei contento di partire? Contessi. Pena, non ho mai fatto una traversata. Festeggeremo il mio compleanno sul ponte dell'Ollandia. Con molta champagne alla luce delle stelle. Dov'è Guri? È nella camera accanto. Se non è ancora pronta, tira le orecchie. Sì. Io scendo per regolare il conto. Ouch! Mi ami? Guarda, non ti manca che di essere una tigre. Ah!
Prendi la giacca, sai, perché sei un uomo sposato adesso. Vi ucciderò e poi mi ucciderò. Ma preferirei il contrario. Non scherzate, moriremo tutte e due. Angelo deve trovarci morte, morte non porterà con sé né l'una né l'altra. Ma poverina, ma sei innamorata di lui? Ma credete che non sia accaduto altro? Sono certa di no. Ma se me la intendo con lui da più di due mesi, idiota! Credevi di graffiarmi come una tigre, eh? Angelo voleva che facessimo due stagioni con Rigley. Avremmo messo del denaro da parte, lui e io. E poi vi avrebbe piantato, avremmo messo su un circo noi due. Ah, e non ti sorrideva questa bella idea? Stammi bene a sentire adesso. Tu te ne vai subito in camera tua per non incontrare Angelo. Quando poi sentirai che è rientrato, tu te la filerai subito a Rouen, da papà Staglioni. Io intanto gli scriverò perché ti riprenda. D'accordo? Io non so più. Sì. Evidentemente questo non ti diverte tanto come il tirassegno che volevi far poco fa, vero? Ma io amo Angelo, signora. Guarda, dopo il discorsetto che gli terrò, non credo che troveresti molto da amare ancora in Angelo. Vai. Mi racconterete tutto? Tolto quello che già sa. Ma guarda, non credo che avrà più il coraggio di corrersi dietro, sai? Vai tranquilla. Ah, vieni. Grazie. Mi scusi, eh? Oh, prego. Arrivederci. Arrivederci. Allora, è scritta bambina? No, ma stavo per scrivere a Staglioni. Credo di avergli tirato un bel colpo andando con Rigley. Tu sei un grande tiratore. Oh, digli che ti rendo felice, eh. Ogni amor proprio. Tu, che da due mesi te la intendi con la piccola Guri. Cosa ti sta tenendo? Ma sei impazzita? Sì, mi ha messo una rivoltella sotto il naso come se fosse una bottiglia d'acqua di Colonia. Voleva uccidermi e poi morire sul mio cadavere, piuttosto di andare avanti con questo menage a tre, aspettando che tu gli metta su un circo. E tu hai lasciato che ti raccontasse tutta questa storia? Sì, do io, almeno se parlava non sparava, no? E le hai creduto? Indovinalo un po'. No! Non, so c'è uno che si infischia di tutte le vostre stupide storie d'amore, come del suo spazzolino da denti, questo sono io. Ma il contratto di papà Ciuché dice che tu e le tue tigri, lui e Guri, vi imbarcate insieme, oggi, per le api. E ora, figlioli miei, avete appena il tempo di vestirvi, se no il numero lo faccio io stasera. Citazione giudiziaria e sequestro del materiale. Guarda, calmati, sai, perché io e lui potremmo anche partire, ma la piccola Guri ha già preso il volo. Per dove? Domandala a lui. Per dove? E domandala a lei. Crederei! Piuttosto di dirlo. Sentite? Ancora la sirena. Avanti. Scusate, vorrei parlare col signor Ciuché. Il signor Ciuché sono io, ma non vi conosco. La conosci tu? Ma poco fa, quando io uscivo dalla porta, lei entrava. Io non mi aspettavo di trovarla e ho avuto paura. Mi dispiace di averla spaventata, signora, ma anch'io mi sono sorpresa. La credevo già a bordo. Ma mi conoscete? L'ho vista lavorare. Stamattina il giornale annunciava la sua partenza sull'Olandia. Ecco la mia sorpresa incontrandola alla posta. Mi chiamo Teresa McLean, signore, e lavoravo col Circo Collier, stato chiuso ieri sera. E che cosa sapete fare? Acrobata. Scommetto 100 franchi. No, signore. Faccio giochi di prestigio. Come la piccola Guri? Questa ragazza mi piace. Voi avete appena il tempo di chiudere le valigie. Io scendo dal portiere perché chiami un taxi e venga a ritirarle. Voi, signorina, venite con me. Devo farvi qualche domanda. Se ci sa fare, mercoledì la metto in aereo e arrivo a New York prima di voi. Ma tu ci vieni a salutare al piroscafo? Oh, certamente. A presto, signorina. Verrò anch'io. Voglio vederla partire.
quella ragazza sia ancora più graziosa di Guri? Ah, no, questa volta ti giuro. No, guarda, lascia che giuri io. Sul mio battesimo ortodosso, su San Basilio, io ti giuro che la prossima volta, anche se avrò il più piccolo sospetto, succederà una tragedia nella gabbia delle tigri e tu la sera stessa andrai a finire nella pancia di Tamerlano. Non succederà nulla, te la assicuro. Ne sono più che certa. Sai che avremo un vescovo come vicino sull'Olandia? Un vero vescovo. Il vescovo di Avran. Più che l'ha scoperto nella lista dei passeggeri. E cosa ci va a fare un vero vescovo? In America? Boh, chi lo sa. Beh, io comincio a portar giù le cose. Di portarti fino alla fine del mondo, no? Allora, riaccendi la lampada. Però, non è mica molto bello quello che hai fatto, sai. Cosa ho fatto? Sì, io capisco che ti dispiace che io vada con Angelo, ma non c'era nemmeno bisogno di buttarlo nel fango così come hai fatto con questa tua dannata sfera, no? Maricia, tu lo sai delle lettere che io ricevo? Sì, un altro imbroglio. Bene. Allora prendi questa, guarda. Non aver paura, non si tramuterà in un vaso da fiori. Prendi, leggi la fine in fondo. Oh, se credi che questo ti possa allontanare da Angelo... Non importa niente di ciò che farai dopo averla letta. Non ti muoverai di qui. Se non l'avrai letta prima, avanti. Signore, sono la signora dal fermaglio di smalto blu. Vai avanti. Che venne a consultarvi ad Avranches il mese scorso. Vi ricorderete, signore, che io sono la sorella del vescovo d'Avranches. Non avevo preso sul serio quello che la vostra sfera ci mostrò, che cioè mio fratello si imbarcava per New York nella prossima primavera, poiché mio fratello ha più di 75 anni e non lascia quasi mai la sua diocesi. Ma stamattina ha ricevuto dall'arcivescovo di New York un invito ad unirsi ai prelati che prenderanno l'Olandia la primavera prossima per andare a ricevere i fondi raccolti in America per la ricostruzione delle cattedrali francesi. Continua, ti prego, ancora qualche riga. Sono sicura, signore, che non avete dimenticato la cosa orrenda che noi vedemmo subito dopo nella sfera. Mio fratello a bordo dell'Olandia, il bastimento saltare in aria per l'urto di una mina vagante all'uscita di Le Havre e sparire inghiottito dalle acque prima che fosse possibile inviare soccorsi. Ma quella lì ha visto tutto questo qua dentro. E io con lei. È uno dei migliori medium che abbia mai incontrato. Ma quel vescovo d'Avranches non era il nostro vicino di cabina nella mia visione di poco fa? Proprio così. E allora, Nericia, desideri ancora imbarcarti sull'Olandia? Non ho mica tanto tempo, sai. Sono già partiti i cavalli? I cavalli, gli attrezzi, le gabbie. Beh, ora vado a smontare la tenda dei nani. Bravo. Non vale un bacino questo? Sì, ma te lo do io.
Sei tanto carina, ma baci come una stufa. Per reclami rivolgersi allo zio. Le mie gabbie sono già in cammino? Sì, la trattrice parte tra qualche minuto, signora. E i piccoli come sono? Buoni come Angeli. Stasera si sono accorti che lasciavamo il paese e hanno lavorato malissimo. Domani, signora Enrica. Ciao. Dov'è tuo zio? È andato a mangiare un boccone. Farete un po' di strada con noi, non è vero? No, io questa sera non parto con voi. Sono invitata a cena e poi in macchina. Mi accompagneranno a raggiungervi lungo la strada. È venuto Roberto? Mm-hmm. Ma l'ho mandato via, pronta prima la tenda dei nani. Sai? Nericia è venuta a cercarti. Se mi racconti una bugia. Non ti racconto nessuna bugia. Nericia è venuta a cercarti. Lei non parte con noi. L'hanno invitata a cena e l'accompagneranno poi in automobile. Ah, e ti ha detto anche chi l'accompagnerà? Non c'è bisogno di essere indovini, lo so. Ecco, il signor Chabourier. L'hai visto stasera, Tabourier? In smoking al circolo Taglioni. Dopotutto, tu non hai guadagnato granché dal fatto che si sia disgustata di Angelo. Ah, io no, ma lei sì. Credi che non l'avrebbe resa felice? Probabilmente non molto a lungo. Finisci di mettere a posto e vattene. Va bene. Signorina Tabourier, mia sorella. Signorina Jauregui, mia nipote. Forse sono indiscreto, signore, ma vorrei che mia sorella vedesse in retroscena ad un circo come il vostro prima della partenza. Prego. Io non ho visto il vostro spettacolo, è vero, ma mio fratello mi ha detto che siete un ammirabile fakiro. Il che non vuol dire stregone, signora. Sarebbe troppo se vi domandassi di lasciar vedere a mia sorella come un circo fa i bagagli. Prego. Grazie, signore. Ti raggiungerò subito dove abbiamo lasciato la macchina. Va bene. Bene, tu? Vai, accompagna la signora. Con permesso. Prego. Di qua, signora. Grazie. Posso? Prego. Il mio yoga sarà... Scusate. Una sigaretta? Signore, non durante lo yoga. E io posso? Prego. Grazie. Avrete certamente capito, signor Kayan, che desideravo parlarvi da solo. Venite al fatto, signore. Come voi sapete, io abito in questa città e 5 giorni or sono ho assistito alla vostra prima rappresentazione. Sono stato preso da una delle vostre compagne di lavoro. In modo analogo a Montauban, perdemmo la donna barbuta. Mi meraviglio che abbiate serbato Nericia Coluris pur senza barba per così tanto tempo. È appunto per lei che vengo a chiedervi un favore. Spiegatevi, senza il turbante non sono più indovino. Recentemente Nericia era invaghita di uno dei vostri compagni, Angelo. Voi siete intervenuto e quando essa è venuta a chiedervi di mostrarle il suo avvenire con lui, voi non avete esitato a proteggerla, sia pur abusando un pochino della sua credulità. Voi gli avete fatto vedere un avvenire che non aveva nulla di allettante, veramente. Gli ha detto lei che io ho abusato della sua credulità? No. No, tant'è vero che essa si ripromette di domandarvi questa sera stessa un nuovo consulto. E questa volta a mio riguardo. Spero che l'avrete sconsigliata.
L'ho incoraggiata, invece, perché reputo considerevole l'appoggio che voi potrete dare al mio caso. Fate vedere a Nerice, nella vostra sfera di cristallo, un avvenire di felicità al mio fianco e non avrete favorito un ingrato. Signor, prego. Questo segno vi dirà tutta la mia considerazione per quanto farete a vantaggio della mia felicità. Trecentomila franchi è una somma considerevole. Diciamo decisiva? Oh, mio Dio. Non abbiate scrupoli. State per rendere a Nerice un servizio altrettanto grande che a me. Tu, 3 giorni fa, mi hai fatto vedere qui dentro il mio avvenire con Angelo, no? Ora io vorrei vedere cosa succederà invece con Paolo. Ah. Ma sei certo di poterci riuscire? Scommetterei 300.000 franchi di no, sì. Perché supponi che io ti domandi la stessa cosa che con Angelo, ma con Paolo questa volta. Tu l'altra volta mi hai fatto vedere il 24 marzo, il giorno del mio compleanno, con Angelo. Ma ora, siccome con Angelo tutto è finito, quelle cose non accadranno più. Ora, come potrai tu dimostrarmi che in quello stesso giorno succederanno delle cose diverse? Niente di più semplice, ascolta bene. Era destino che nel giorno del tuo compleanno, se tu non mi avessi chiesto una profezia, ti saresti imbarcata con Angelo sull'Hollandia, che quel giorno all'uscita del porto di Le Havre, urtando in una mina, affonderà con tutto il suo carico. Ma era anche destino che tu mi avresti chiesto una profezia e che questa ti avrebbe dissuaso dai tuoi propositi. Questa mia piccola sfera... Allora, cominciamo. Eh sì, cominciamo. Mettiti allo stesso posto dell'altra volta. Mi concentro? No, Nerice, non ti concentrare. L'altro giorno io non ero in forma. Oggi non ho bisogno del tuo aiuto, ti prego, Nerice. Pensa alle tue tigri, a Saib, a Tamerlano, al piccolo Caligola. Al piccolo Caligola? Sì, al piccolo Caligola. Surab. Sì? Io vedo una grande stanza. Con un grande balcone. La, non così presto. Sono io il veggente, non tu. Ma che colpa c'ho io se vedo già? Raggiungimi, Surab, raggiungimi. Sto tentando, Nerice, sto tentando. È arrivato il braccialetto per Nerice? Arpel se lo porterà lui stesso al battello. Ah, bene. Hai pensato ai fiori? Sì, consegnati direttamente anche i fiori. La sua cabina ne sarà piena. Un compleanno questo che Nerice non dimenticherà mai. Sono contento, Irene, sai che tu vada così bene d'accordo con lei. Ah, le ho voluto bene il giorno in cui si è decisa di lasciare Taglioni. Peccato che tu abbia avuto la debolezza di permetterle di lasciare che nascondesse nei suoi bagagli una cifra di 3 mesi. Il piccolo Caligola. Come sta stamattina? Male. È di là nella tua cassa. Non si muove. C'è un cattivo odore che appesta. Sì. Io non mi sono permessa di aprire la finestra. No, Nerice l'ha proibito. Ecco. Ma sarà un bel problema trasportarlo a bordo. Se essa decide che non è trasportabile, non vorrà più partire. No, non potremo certo partire senza di lei. E allora sarà il battello che partirà senza di noi. Oh, io non credo che Nerice sarà poi tanto disperata di perdere questo famoso battello. Ma cosa vuoi dire? Alludi sempre quella vecchia storia? Può darsi che ne sia ancora impressionata. Ma no, cara, tu non conosci Nerice. Se non avesse voluto prendere l'Olandia, non me l'avrebbe certo mandata a dire. E poi sai... Non mi è stato molto difficile fargli capire che quel suo fachiro di terza classe l'aveva ipnotizzata, oddio chissà che. Quei ciarlatani hanno sempre pronta una profezia tipo. E poi, guarda, ieri sera per rassicurarlo ho mandato l'autista all'agenzia a prendere l'elenco dei passeggeri. Naturalmente, neanche l'ombra di un vescovo d'Avranche nell'elenco. Naturalmente. È come parlare di druidi o di un gran lama. Non si è mosso. Ma respira ancora? E come respira? Povero Paolo! Pensa che avrebbe potuto essere una domatrice di elefanti. Ah, no. Buonasera. Buonasera. Lascia che ti aiuti. Grazie. L'avete visto? Sta per morire, cara. Ma chissà, forse una passeggiata all'aria aperta fino al battello gli farà bene. No, Irene.
Ogni scossa sarebbe per lui come una pugnalata. Sì, ma tesoro mio, tutti i nostri bagagli sono già a bordo, con i miei strumenti, parecchi dei miei disegni. Sì, sì, caro, lo so, Paolo, che bisogna partire. E per questo mi sono procurata queste pillole di Rundstedt. Me l'ha preparata il veterinario per dargli una morte sicura e dolce. Adesso lasciatemi sola con lui. Cosa succede? È il primo segnale per la partenza. C'è ancora un'ora di tempo. Ah, allora vi faccio vedere tutte le cose che erano la sua gioia e che gli ho portato per l'ultima volta. Guarda, un pollo. Beh, non potrà mangiarlo, ma almeno ne sentirà il profumo, no? Poi, vedi questi cubi? Mi piaceva tanto che io glielo ammotticchiassi tutti davanti per poi buttarmi giù con una zampatina. Una spazza. Tesoro, cara. Mi divertiva tanto a sdraiarsi sul dorso e si faceva spazzolare il pancino così. E facevo rom, rom, come un micetto. So, cara. Sì. Adesso lasciatemi sola con lui. Povera Nericia. Beh, a bordo avrà tante cose per distrarsi. Dove vai? A vedere se il meccanico ha caricato tutti i bagagli. Ah, bene, ti aspetto qui. Sì? Non l'ha nemmeno toccato il pollo. E non si è nemmeno accorto che gli spazzolavo la faccia. Oh, credo proprio che si tratti degli ultimi minuti. Tesoro, posso fare qualche cosa per te? Oh, tu sei tanto buono, Paolo. Ti prego, metti il grammofono sul pick-up. Come? Vuoi suonare il grammofono? Oh, ma non una musica qualsiasi, ma la marcia dei gladiatori, perché era la musica della mia Antrino e il piccolo Caligola l'ha sentita appena venuta al mondo e poi ogni sera, per tutto il tempo che è stato al circo. Allora, se la potrà udire, si addormenterà meglio, ma suona sottovoce, così come in un sogno. Va bene, cara. Se non ha assaggiato il pollo, credi che ingoierà quella roba? Ma sai, io gli solleverò una guancia così, poi gli scivolerà in gola. Poi Dio farà il resto. Non vuoi dirgli addio per l'ultima volta? Sì, certo, caro, certo. Addio, piccolo Caligola. E adesso suona. Disco. Sì. Chiudo gli occhi, io vedo Aida, la sua povera mamma, no? Che mi guarda, ma pensa, ma quante volte avrebbe potuto uccidermi, no? Quando poggiava le sue zampone sul mio petto, avevo delle unghie accominate come coltelli, o quando io mettevo la mia testa nelle sue fauci spalancate. No, ed ora io dovrei uccidere il suo figlioletto, ma non posso, non posso, mi è impossibile. Ma partite voi, tu ed Irene. Ma non, tesoro, è impossibile. Ormai tutti i tuoi bagagli e tutte le tue cose sono a bordo. Ma sei tu che sei l'atteso, Paolo, non io. Ma guarda, quando il piccolino avrà chiuso gli occhietti suoi, io vi raggiungerò subito. Io prenderò un aereo, una nave, tutto quello. Avanti. Desiderate, signorina? Sono l'assistente del dottor Nunes. Ebbene? La signora è venuta dal veterinario stamattina. Signorina, ma non eravate voi che uscivate dal veterinario mentre io entravo? Sì, signora. Che avete guardato con una faccia, come se vi trovasse davanti a un mostro antidiluviano, sì?
Ero un po' sconvolta, ma per il dolore. Mi sono meravigliata vedendola alla clinica. Nell'uscire di casa avevo visto la sua automobile, carica di bagagli e dirigersi al porto. Ah, ma l'ha mandata qui il dottore per avere notizie del piccolo? Vive ancora, si permette di vederlo? È tutto raggomitolato nella sua cuccia. Non gli faccia paura, prego. Non lo intimorisca. L'ha visto? Sì, signore. È morto. Senza di me! Senza di me! Paolo, è finita. Guarda, lasciami solo con lei. Sì. Ti raggiungerò a bordo e spero proprio di convincerla questa volta. Signorina, la prego, non se ne vada ancora. Potrà essermi utile e non se ne pentirà, le assicuro. Aspetti. Ma caro, adesso nulla mi trattiene più. Partirò con voi. Non vuoi venire a dargli l'ultimo addio? Ma sì, certo. E mi aiuterai a fargli l'ultima toilette? Sì, ma sì. Ho avuto un bel suonare dalla mia camera, ma nessuno si fa vivo. Cosa posso fare per lei, monsignore? Ecco, eccomi, mia cara figliola. Io avrei dovuto partire ieri sera con l'aereo per New York, ma all'ultimo momento ho avuto un po' di debolezza al cuore. E siccome questo mi era già capitato prima di lasciare Avranches, che è la mia sede vescovile, e quei signori dell'arcivescovado di Parigi hanno giudicato più opportuno per me il piroscafo che non l'aereo. E così ieri sera mi hanno messo in treno. Avrebbero dovuto telefonare questa mattina per un posto sull'Olandia, ma fino al momento presente non mi hanno fatto sapere se l'hanno trovato. C'è tempo, monsignore. Eh sì, lo capisco, ma se nessuno viene a prendere la mia valigia... Lo aiuto io, monsignore. Le prometto che arriverà in tempo. Prego, monsignore. Grazie, signorina. Lei è molto gentile, grazie. Interrotto. Io? Cosa c'entro io? La visione comincia e finisce quando vuole. Allora, accendi la lanterna. Però. Ma sei sicuro che quel tuo piroscafo, l'Hollandia, salterà proprio per aria su quella mina alle Havre? Ah, se io fossi della compagnia, rivedrei accuratamente le polizze d'assicurazione. Ma sei sicuro che anche tutto questo non sia frutto della tua fantasia? Alice, se non mi sbaglio, è la prima volta questa sera sono stato io a pregarti di venire a fare un consulto, no? Sì, ma è vero, ma te, con il tuo fluido mi avresti potuto attrarre fino a qui. Va bene, Nerigia, senti, ascolta bene. Sai chi è venuto qui poco prima che tu venissi a chiedermi il consulto? Ma non sono un indovino io, chi? Tabourier. È venuto a chiedermi un favore da amico. Sapeva che tu saresti venuta a chiedermi il tuo consulto e ha voluto prendere le sue precauzioni. Ma perché tu mi dicesti delle cose carine? Già. Però non diceva delle cose disprezzabili neppure lui. 300.000 franchi. E tu l'hai accettati? Io ero sicuro di guadagnarmeli. Avevo fatto i conti senza di te. Come senza di me? Vedi, io ho spento la lanterna. Il fluido ha agito per suo conto. Tu sei arrivata prima di me. Ma come? Ma tu vuoi dire che io ho visto quelle cose lì da me? Hai viste tu invece di me? Mi farai l'onore di credere che per 300.000 franchi ti avrei mostrato qualcosa di meglio di quello che abbiamo visto. E tu avresti avuto il coraggio di fare una cosa simile? Certamente. Mi sarebbe dispiaciuto, questo sì. Ma Tabourier ti ama.
ed ha un cuore che vale 5 milioni. Scusate. Oh. Vi stiamo aspettando, Nerice. Ho immaginato, voi sapete il perché vi avrei trovata qui. Difatti ci sono. Voi conoscete il signor Kayam? No, non ho questo piacere. L'ho visto mentre eseguiva il suo numero. Signore, voi avete delle eccezionali facoltà di indovino. Ma lo credete davvero? Ho fatto del mio meglio per non crederlo, ma quello che ho visto mi ha convinto. Allora, riprendetevi subito questo, perché io ne sono ancora più convinta. Non capisco. Non avrà mai migliore occasione per capire, signore. Saltimbanco. Ma è una ragazzata da parte mia, Nerice. Le prometto che saprò farmela perdonare. Venga, mia sorella ci aspetta l'automobile. Allora sarà bene non farla aspettare più, no? Via, Nerice, non vorrà per una sciocchezza. Ma senta, non mi faccia perdere tempo e non perda nemmeno il suo dei tempi. Va bene. Domani sera? Oh, no. Ma spiegagli tu. C'è niente da spiegare. Tutt'al più un consiglio. Per il 24 marzo prossimo. Me ne infischio dei suoi consigli. Gliene darò io uno, invece. Stia attento, perché non so ancora che cosa farò, né quando le capiterà. Ma le prometto che riceverà un bel regalo. E adesso, vatti subito a vestire e accompagnami a pranzo. Oh, grazie, Nerice. Sei molto gentile, ma non ho voglia di ballare. Poi non è proprio la sera in cui mi costi 300.000 franchi che ti pagherò dello champagne. Te la posso offrire io? Ah no, questo no, assolutamente. Cos'è? Mi fai la corte? Dici? Senti, Nerice, non mi dirai ora che è arrivato il mio turno di essere l'uomo della tua vita? E se fossi arrivato, lo faresti passare così? Sarei il terzo in 3 giorni, sei una buona forchetta. Ma vedi, io gli altri non li amavo, li avrei subito abbandonati. E me invece mi ami. Ma io ti ho sempre amato, ma mi facevi paura. E ora non ti faccio più paura. Me ne fai ancora di più. Io ti amerò con grande paura, come amo Tamerlano. Cherini on pouvoir rien. L'amour est plus fort que nous, que la vie et la mort. Et c'est le destin. Je sais, j'ai compliqué ta vie, tu vivais bien à l'abri de cette jalousie de la terre. Qui est? Chouquet. Oh, Chouquet, avanti. Buongiorno, Chouquet. Buongiorno, bellezza. Ditemi un po', agnellini miei, siete sicuri di essere pronti per le 9? Perché qui a Parigi c'è l'abitudine di essere puntuali. Io sono pronta. E Surab è sceso giù a comprarsi dei lacci per le scale. Perché spera di trovare un negozio aperto alle 8 di mattina. Ah, senti, Nerice, prima che tu firmi il tuo contratto con Klotz, sei sicura di far bene a rispondere di no all'ungherese? Quale ungherese? Ma la nuova domatrice di Hagenbeck, quella che ti ho portato qui sabato scorso. Oh, Schuke, non mi seccare con i tuoi sporchi affari. Io non vedo cosa ci sia di sporco in 3 bei milioncini sonanti per i tuoi 4 gatti. Oh, 3 miseri milioni per 4 meravigliose tigri ammaestrate, furiose, vivaci e carezzevoli insieme. Briccone d'un Surab. Ce n'ha messo del tempo, ma poi ti tiene l'amico, E per la vita. Guarda, lui viene persino prima delle mie tigri. Subito dopo il buon Dio. Io a volte ho l'impressione di essere nata proprio per essere la sua donna. Oh tesoro, parlavamo di te. Si domandava con chi ti poteva tradire prima di sera. Tesoro, solo a sentirlo dire morirevo. Oh grazie, adesso li metterò in una catinella e poi chiederò un bel vaso alla cameriera. Tieni anche questi. E che cosa sono? Guarda. In aprile, caspita! Sono le prime della stagione, esprimi un desiderio, amore. Già fatto, tesoro, ma te lo dirò quando lui se ne sarà andato. Per me non abbiate soggezione, io sono miope. Aspetteremo che tu sia anche sordo, Sciocchi. Sai, di lacci ne ho trovati uno solo. Ah, bene, il piede, amore. La mano.
Mentre io mi allaccio la scarpa, tu fai vedere... Che cosa? L'anello. Ah, guarda, guarda che bello. E come mai quest'anello? E per il mio compleanno l'ho avuto. Il tuo compleanno? Sì. Ma potevi almeno dirmelo, mi sarei magari rovinato. Ma ti avrei comprato uno o due paia di calze nylon. Puoi ancora e sempre rovinarti, caro Sciucchè. Soltanto che il mio compleanno è stato 15 giorni fa. 13 giorni fa, amore, 13. Roba da principi, È roba da principi, veramente. Carino, no? Carino, io sono quasi svenuta quando l'ho visto. Senti, surabbe del mio cuore, domani avrai le tue calze in nylon. Sì, grazie. Dunque, caro il mio surabbe, se io me la filo, tu sei sicuro di lasciarla vestire? Certo, sì. Ma dove vai, Sciucchè? Siamo quasi pronti. Vado a riguardare il vostro contratto con Claude e a schiarirmi le idee con una buona tazza di caffè. Venite a prendermi sulla terrazza dei Clichy alle 9. Sì, sì. Oh, mi raccomando, ragazzi, niente scherzi. Che ore sono? È l'ora di sbrigarsi, amore. Ma te l'ho detto, caro, sono già pronta. Guarda, non faccio altro che scendere giù dalla signora del 61, sai, per farmi fare questo rammendino qui alla tua camicia che non mi riesce. Senti, vuoi chiudermi bene qui il vestito? Amore, Saadi, il poeta delle rose, ha detto: tu sei venuta tardi, oh bellezza, ma io non lascerò mai più il lembo della tua veste. Felice? Come un pesce nell'acqua zuccherata. Anche se per afferrarlo il lembo della mia veste, tu sei stato un bello impostore. Cioè io giurerò fino alla fine dei miei giorni sulla tua pistola. Stai zitto e stammi a sentire. Sì. Il 24 marzo, il giorno del mio compleanno, L'Olandia non era forse nel porto di New York invece che alle Havre? Era a New York. Sì, era a New York. È sempre il giorno del mio compleanno. Sì. Il vescovo d'Avranches non parlava forse al microfono della sua cattedrale? Parlava, ma che parlava? E il giorno dopo il mio compleanno non c'era forse sul giornale la fotografia di Taburier mentre riceveva il nastrino della Legione d'Onore davanti ai suoi operai? Sì, tesoro, sì, ecco, ma... E allora, piccolo Giuda Iscariota, ma quando ti deciderai a confessarmi che tutte quelle tue magiche visioni non erano altro che un vile imbroglio per afferrarlo il lembo della mia veste? Mai, Nerica, mai. Pensare che io t'amerei 500.000 volte di più se tu me lo dicessi. Grazie, tesoro. Sono abbastanza felice. Va bene, e adesso consolati, fumando la bella sigaretta, mentre io scendo giù dalla signora. E guarda, consolati, sai, perché il 24 marzo l'Olandia non è saltata per aria sulla tua famosa mina, unicamente per farti piacere, sai? Addio. Prego, si accomodi, non faccia complimenti. Io ho bussato prima di entrare. Decisamente, dico, lei ha proprio un debole per gli anelli. Ah, questo è molto più bello dell'altro. Senza confronto, Mm-hmm. Bello. Sempre amo beige? No, ho avuto una promozione. Complimenti. Oh, colpo di fortuna. Troppo modesto, io. No, siamo tutti così, noi della polizia giudiziaria. Beh, cosa fa? Cerca ancora degli anelli? No. Allora, cosa? Artiglieria. Che ha paura che io spari su di lei. Oh, non si sa mai. Vede, io porto sempre con me la mia piccola pistola. Senta, commissario. Beh? Non vorrà sparare lei su di me se le dico che preferirei vederla altrove, Non c'è niente di male in quello che lei dice. Ah, e nemmeno del rancore, può star certo. È solito, Cartolino, lo so.
Non avrei dovuto ricominciare, lo so, ma come si fa? Eravamo appena sposati, in piena luna di miele. Come si fa a non fare felice la persona che si ama, eh? Conosco questo problema. Senta, commissario, io so che lei fa il suo dovere, che mi ha offerto una possibilità e io non ho saputo approfittarne. Però guardi, le assicuro, fra un'ora io firmerò un contratto che sogno da 10 anni. Dopo non ricomincerò più. Davvero, mai più. Senta, Gioreghino. Lei? Sì. Lei sa di avere qualche nemico? Sì, qualcuno che la vorrebbe rovinare. Perché non? Intanto, non una donna. Non sono mai stato un donnaiolo. No. Un uomo che ha una forte dose di rancore verso di lei e molti mezzi per soddisfarlo. Beh, veramente, non è precisamente il genere che io frequento. Qualcuno del nord? Belgio? No. Olanda? No. Nord della Francia? Veramente non trovo. Per tutti i diavoli. Ecco, ha trovato qualche cosa? Mi pare. Quel tipo di Maubeuge, Tabourier. È lui che mi ha fatto seguire e poi mi ha denunciato. Ma me la pagherà. Dovessi aspettare 10 mesi, commissario, me la pagherà, glielo dico io. Ma Giorgio, io non sono venuto qui ad assicurarmi che lei non ha armi da fuoco con sé soltanto per annunciarle una piccola accusa sciagurata di competenza del pretore. Ma allora non è per... No. Fabbricazione... Spaccio di moneta falsa. Evasione. Un bel tipaccio lei. Dio, Dio. Londra, eh? Credevo di essermela lasciata dietro da un pezzo, quella vita là. Tutto quello che ci lasciamo dietro da un pezzo qualche volta finisce per raggiungerci. Sì. E un uomo come Tabourier si è preso il disturbo, scusi? No, non si è preso nessun disturbo, ci sono tanti detective privati. Lui ha informato uno di noi e quindi... Andiamo? Diciamo. Sono aspettato per il rapporto. Grazie. Permettimi. Così finisce la vita di un uomo, la sua felicità, il suo lavoro. Senta, commissario, cosa prova lei quando imballa un uomo per 15 anni? Ah, fate tutti la stessa domanda. Quello che proverebbe lei se fosse al mio posto, probabilmente. Londra è già stata avvertita. Ci sarà fra 3 giorni. Nessuno qui dire arrivederci? Mi ricordo una cosa che mi disse lei la prima volta che venne a trovarlo. Cosa? La frase... Ciascuno di noi finisce per fare fatalmente... Mi ricordo. Credo di aver detto così. Tutti noi facciamo liberamente ciò che era fatale dovessimo fare. Già, ciò che è fatale stamattina è che io l'accompagno alla consigliergeria. E diciamo francamente, lei non lo fa volentieri. Beh, ho tempo fino alla consigliergeria per farle comprendere la mia piccola frase. Spero che anche lei capisca che quella frase significa proprio quello che intendo io.
Grazie. Prego. Scusi. Esce, signor Kayan. Posso rifare la camera? Andiamo. Andiamo. Sì, il giorno del debutto di mio marito è mio, va bene? Oh, grazie. Grazie. E dunque? Dunque lei è una domatrice? Ma dicono. Che strano. Io invece lavoro in un ristorante. Quello che mi meraviglia di non averla mai veduta nel mio ristorante. Ma perché? È un ristorante per domatori? Ah, no, no, ma il locale è proprio di fronte alla chiesa greco-ortodossa e la padrona dell'albergo mi ha detto che lei è greca. Già, difatti io sono nata a Patmos, ma che strano. C'è una chiesa ortodossa a Parigi, sì, con un ristorante greco davanti alla chiesa e io non lo sapevo. Smira che mi segni subito l'indirizzo. Ma per caso anche lei è greca? No, io sono di Saint-Étienne. E allora perché lavora in un ristorante greco? Perché anche in un ristorante greco bisogna che ci sia qualcuno a lavorare. Scusi, è il giornale di questa mattina che lei sta leggendo? Sì. Le dispiacerebbe vedere quale associazione va ad alimentare la fiaccola dell'Arco di Trionfo, perché un giorno di questa settimana dovrebbe toccare alla sezione di mio fratello. Può vedere in seconda pagina. Seconda. La borsa, gli spettacoli, le notizie sportive. L'ha trovato? Legga. Legga un pochino qui. Sì, perché è così interessante? Ma più che interessante, è impossibile. E anche se lei lo leggerà, io non ci crederò. Il transatlantico Landia, diretto a New York, lascerà Le Havre oggi alle 16 anziché a mezzogiorno, ora prevista, a causa di varie difficoltà dovute all'imbarco di animali feroci e di attrezzi destinati al circo americano Wrigley, che ha recentemente scritturato alcune attrazioni europee. Ah, sono suoi amici. Ma vada avanti, la prego. L'Olandia farà scalo a Southampton. Ah, ecco. Dove si imbarcherà la moglie del Maharaja di Singapore con il suo seguito. Fra i passeggeri che partono da Le Havre sono Sua Eccellenza di Zilai Laios, Monsignor Perignol, Vescovo di Avranches. Già, di Avranches. Il signor Paolo Tabourier e sua sorella, la squadra olandese. Basta, grazie. Ma che cos'ha? E perché è così sconvolta? Forse per quella roba che mi ha fatto leggere adesso? Sì, proprio così. Ah, capisco, forse un uomo che lei ha amato parte con quel piroscafo. No, si tratta di una cosa molto più importante. Allora, se permette, io me ne vado. Verrà però a farmi una visita al mio ristorante, vero? Le porterò l'indirizzo preciso questa sera. Anzi, potrebbe venire domenica prossima, la domenica di Pasqua. Ma cosa sta dicendo? Pasqua è stata la settimana scorsa. Per noi sì,
Ma per voi greci, russi, insomma per voi ortodossi è domenica 8. Io avevo 5 anni quando ho lasciato il mio paese. E allora? Beh, naturale, naturale. Allora, allora le posso riservare un tavolo per domenica prossima? Sì, un buon tavolo. Qui dietro le mie palle. Senta, ma mi risponda subito, ma ci pensi bene prima di rispondermi. Mm. Senta, uno che è nato in Grecia il primo gennaio, se invece fosse nato in Francia, sarebbe nato il 13 gennaio? Oh, scusi, scusi, ripeta perché non ho capito bene. Ma l'ho chiesto, uno che è nato in Grecia. Sì, sì, sì. Adesso capisco, signora. Sì, lei vuol sapere se uno che è nato a Parigi il primo gennaio col nostro calendario sarebbe lo stesso se fosse nato in Grecia il 13 gennaio del vostro... Sì, sì, evidentemente sì, signora, sì. Allora, una che è nata a Patmos come me il 24 marzo, se invece fosse nata in Francia, sarebbe nata il 6 aprile. Sì, se questo è il calcolo che lei adesso ha fatto sulle sue dita, sì, sì. Il conto è esatto, almeno in apparenza, sì. Oh, ma adesso signora, capisco. Oggi è il suo compleanno, allora. È il mio compleanno. E perché si vuole disperare per così poco? Dopotutto ha guadagnato 13 giorni. Auguri, signora. Auguri. Auguri. Nericia, che fai? Sciocche, dov'è Surab? L'hai visto? M'ha lasciato proprio ora. Sciocche, tu vieni a dirmi che Surab si è imbarcato a Le Havre e che io devo andarla a raggiungerlo, vero? Le Havre, perché Le Havre? Senti, Nerice, in un altro momento io ti lascerei gridare finché tu ne avessi voglia, ma ora non è proprio il caso. Ci sono delle novità, delle brutte novità. Hanno preso Surab, ecco, l'hanno portato via. Chi l'ha preso? Chi l'ha portato via? La polizia. La polizia? Come, non lo sapevi? M'ha detto lui che t'aveva spiegato tutto prima di sposarti. Quella vecchia storia di 10 anni fa. È ritornata fuori fresca e vegeta. Ecco, ora ne sai quanto me. L'ispettore che ha preso Surab è una brava persona e ha consentito che venisse a dirmi due parole perché io potessi venire ad avvertirti. Ma dove lo porteranno? Cosa gli faranno? Purtroppo niente di imprevisto. Lo terranno in guardina il tempo necessario di avvertire la polizia inglese, poi verrà uno dei loro ispettori e se lo porterà via. E anche facendo la migliore delle ipotesi, non è certo domani che lo rivedremo. Il codice penale inglese fa pagar caro. Senti, portami subito da lui! Ma dove si trova, cara, non può ricevere visite. Sì, ce lo faranno vedere forse prima che parta, se riusciremo ad avere in tempo il permesso. Ma anche vedendolo, che cosa vuoi sperare? Di farlo evadere, forse? Non capisci, Suki. Surab è tutta la mia vita, Surab è le mie tigri. Si può amare un uomo per 2 anni senza saperlo, ma quando si sa, c'è più niente da dire. Ti prego, andiamo subito da un grande avvocato. Ma che cosa vuoi fare col tuo grande avvocato? Surab non è stato mica condannato in Francia e l'estradizione è una cosa automatica. Quindi partiremo per Londra, prenderemo un grande avvocato inglese. Ma tutto quello che puoi sperare è una riduzione sulla pena. Ma come? Ma si possono guadagnare degli anni e non me lo dicevi? Dammi il contratto. Calma, Nericia, calma, guarda che alle voltate pericolose bisogna usare i freni. Sì, vendere le tue tigri te l'avevo consigliato io stesso, ma quando c'era Surab, perché sarebbe bastato lui per farti campare. Ma ora? Ma non mi seccare, Sciocche. Ecco,
Guarda che tu commetti il più grande errore della tua vita, sai. Dove devo firmare? Qui sulla croce. Sulla croce, sì, e poi attaccatela al petto la croce, ma quella degli imbecilli. Bene, corri, vai subito da Lungherese. Guarda che te ne pentirai, Nerica. No, no, caro, non si può lavorare con le tigri. Con un simile dolore del cuore, io mi farei subito sbranare. Ma ti rendi conto? Tutto il tuo capitale buttato all'aria e tu sul lastrico. E tutto questo per rivedere Surabbe tra 11 anni, forse 12 invece di 14. Corri, telefonami subito dopo firmato. Dopo un simile colpo non mi resta che farti vedere nelle fiere come un fenomeno vivente. Ecco. Voi non siete la cameriera del piano. Oggi la sostituisco io. E io vi ho già veduta. Non qui. Andate a fare il vostro lavoro in un'altra stanza. Cambio le asciugamani nel bagno. Fate presto. Ascolta un po' di musica. È triste, farà bene. Venga per la radio. Parigi Inter. Ultime notizie. Il Consiglio dei Ministri si è riunito stamattina all'Hotel Matignon. La solenne inaugurazione del monumento ai combattenti della liberazione caduti al Quai de l'Horloge è stata qualche minuto fa turbata da un penoso incidente. Un certo Albert Jauregui, alias Sorab Kayam, poco dopo l'arrivo delle autorità, si è ucciso con un colpo di rivoltella al cuore. Egli era stato arrestato poco prima e l'ispettore lo stava conducendo alla conciergerie. Per uccidersi, l'arrestato aveva sottratto l'arma dalla tasca dell'ispettore. Mirato. Mio vecchio sorello. Mio piccolo suo. Si è partito senza di me. Pronto, signorina? 6141. Ah, attendete, ho da farvi una commissione. Pronto? Agenzia marittima. Volevo sapere se avete ancora una cabina libera sull'Olanda, in partenza questo pomeriggio, dalle Havre. Come? Non ce n'è più? No. Guardate, signore. Guardate bene. Ah. Ce n'è una. La prendo, signore. La prendo. Sì, lo so. Passerò fra poco a ritirare il biglietto. Grazie, signore. Arriverà tra poco un certo signor Chouquet. Gli direte che io sono andata a raggiungere mio marito.